Andrea, spero che tu stia bene e che comunque tu sia pronto a fare la prossima classifica, perché come sai, quadrino rosso significa classifica. Indovino chi mi stava scrivendo, mi stavano scrivendo per le scarpe, è allucinante sta roba qua. Ma secondo te, se dovessi correre a 4:30 una mezza maratona non omologata da solo per offrire qualunque cosa, che scarpe suggeriresti? Le Alpha Fly nuove, le Alpha Fly 2, anzi è vero, d'ora in poi risponderò roba a caso, guarda, Alpha Fly 2%, lì come che si chiama. In realtà, negli ultimi giorni hanno chiesto a me, hanno chiesto a te, hanno chiesto anche al mio amico Cosimo Ran di chiederci quali scarpe vorremmo utilizzare per l'estate, quindi abbiamo deciso di fare una classifica. Secondo te, quali sono i tre criteri? Conta che ho sempre, ma anche questo lo dico sempre, non ho mai capito la differenza tra le scarpe da passeggio, tra quelle invernali e quelle estive, tant'è che mi prendo le cazziate da mia madre e mi dice guarda che quelle lì sono scarpe pesanti per l'inverno. Traspirabilità e compagnia bella, sicuramente qualcuno ci può far caso. Ti dico, io sudo talmente tanto che potrei avere sulle Winterized, lì come che si chiamano, delle Nimbus o quelle normali, non me ne renderei conto, sempre un bagno di sudore. Sicuramente secondo me queste qua erano le chiavi che usiamo per aprire i pacchetti, per fortuna non era il cellulare. Sicuramente deve essere una scarpa che, quelle che noi chiamiamo la round, quindi che la scarpa singola che posso portare in vacanza. Secondo me, comunque, anche Andrea ti serve una scarpa carina, dall'ottima estetica, che possa essere utilizzata per poi la sera andare a prendere l'aperitivo, magari anche con qualche amico o qualche amica. Mica di quanti anni, perché dopo le ultime che mi stai tirando rischio. Sì, infatti abbiamo scelto la prima in base a quello soprattutto. E poi, cioè, guarda, sinceramente io non, cioè, le uso solamente per correre, mi fa abbastanza ribrezzo riutilizzarle poi per andare a camminare, però qualcuno lo so che lo fa, quindi vabbè. Poi a parte che le cuocio sempre male, tra sudore e tutto il resto sembra che abbia piovuto, si riempiono di sabbia, uno schifo. Abbiamo lì le velocity da far vedere al massimo dopo, puoi fargli una foto da quanto le concio male. Invece il terzo criterio di scelta è anche relativo al fatto che questa scarpa ti debba poter far correre, ovviamente il podista sei tu, a tutti i ritmi, quindi a 10 al chilometro, a 3 al chilometro, e comunque ovviamente non è una scarpa specializzata, ma una scarpa che può essere utilizzata a tutti i ritmi. Guarda, è da un po' che non corri e adesso incomincio a vedere che stai subendo sta cosa qua, sei un po' distratto. Prima l'ho detto, sono le scarpe quelle che noi chiamiamo la round e sì, ovvio, dovevamo usarle a tutti i ritmi, sia ai ritmi del lento, sia sui lavoretti. Poi conta che vado in vacanza, non mi metterei mai a fare mai dei 3.000 in 8.40, per dire. Quindi sono dei ritmi un pochino più blandi, un pochino più schiacciati, quindi quelli dal lento ai fartlek. In effetti ho fatto un video sui 15 minuti e 9 secondi, non so se l'avete visto, è uno short. Ad ogni modo, Andrea, adesso facciamo la classifica sapendo che comunque abbiamo messo uno e un solo prodotto, un solo modello per ogni marchio. Quindi la scelta è stata fatta su delle scarpe relativamente leggere e relativamente reattive. Qualcuna è un po' più reattiva e meno protettiva, qualcuna un pochino più protettiva e meno reattiva, ma non abbiamo messo delle scarpe lente tipo, che ne so, le Nimbus o le Invincible e non abbiamo messo delle A1 come le tue Adios. Al decimo posto abbiamo messo in casa Brooks le Ghost 14, non nel modello che abbiamo noi, che invece è utilizzabile per l'inverno, ma queste scarpe in realtà ci sono 30 colorazioni diverse e sicuramente piacciono a molti podisti amatori. Cosa ne pensi? Lei è una scarpa più protettiva che reattiva, una scarpa che comunque volendo posso portare a determinati ritmi, è una scarpa bella, bella da vedere, ben rifinita, forse pecca un po' di traspirabilità, però si usa tranquillamente in periodo estivo. Certamente l'abbiamo vista ai piedi di molti podisti amatori per i medi, e quindi ovviamente avendo un ottimo rapporto qualità-prezzo potrebbero sicuramente essere utilizzate a tutti i ritmi. Il buon Max Rienzo le usa sempre. Invece Andrea, al nono posto abbiamo messo un classico, chiaramente
la potresti utilizzare soltanto per, tra virgolette, meno tempo rispetto alle altre scarpe. Stiamo parlando delle New Balance Rebel V2 e tra l'altro tra poco usciranno anche le Rebel V3. Siamo curiosi di sapere come queste scarpe si comportano. Cosa ne pensi di queste scarpe? Anche loro abbastanza in fondo alla classifica, perché non sono propriamente delle all around, per i lenti non sono topissimo, nel senso che sono scarpe più veloci e hanno poi il problemino della tomaia, però per il resto hanno una mescola fantastica, ci piacciono e si possono utilizzare. Le sfrutterei proprio quando sono in vacanza al mare, che non ho neanche troppo tempo per correre, quindi quando riesco a fare i lenti magari da 40-50 minuti e posso farli più svelti, sperando che la tomaia duri per le 2 settimane della vacanza. Invece all'ottavo posto abbiamo messo in casa Adidas una scarpa molto protettiva, ma al tempo stesso abbastanza reattiva, soprattutto per coloro i quali appoggiassero di talone, le Solar Glide 5, quelle arancioni, ma ci sono anche di altri colori. Sono belle scarpe sicuramente da vedere, tanta mescola, abbastanza pesanti, forse un po' poco traspiranti, molto protettive, quindi anche loro poco all around, diciamo, però anzi potrebbero essere scarpe all around per chi pesa più di 75 kg. Secondo me fanno la loro porca figura in vacanza, nelle giornate dove sono stanco post mare, secondo me proteggono bene, si usano bene. Diciamo che forse se avessimo voluto fare la classifica soltanto per chi pesa più di 85 kg, questa probabilmente era al primo posto o comunque vicina ad essere al primo posto. Esatto, sono d'accordo. Invece Andrea, al settimo posto abbiamo messo in casa Saucony le Ride 15, delle quali abbiamo fatto diverse recensioni e che secondo noi rappresentano comunque, soprattutto per il podista amatore voluto, una buona scarpa che può essere utilizzata a tutti i ritmi. Eravamo indecisi tra lei, la Shift o la Speed. Shift non l'abbiamo ancora provata, la Speed forse troppo reattiva e poco protettiva da portare in vacanza, poi dopo un po' stanca. Abbiamo deciso per la Ride, fondamentalmente è una scarpa che nasce con le caratteristiche che andavamo a cercare, quindi entra di diritto in classifica. Invece Andrea, al sesto posto abbiamo messo in casa Topo, è sicuramente una sorpresa, ma non per noi e per tutti coloro i quali guardano il canale, le Magnifly 4. E cosa ne pensi di questa scarpa e perché l'abbiamo inserita in classifica? Una scarpa che secondo me deve entrare in questa classifica perché è una scarpa leggera, occupa poco spazio anche in valigia, è bellina da vedere ed è una scarpa abbastanza versatile, sempre pensando poi alle vacanze dove hai poco tempo per correre, quindi ci sta anche una scarpa così divertente. Invece Andrea, al quinto posto, stiamo facendo le cose molto seriamente, arriviamo davvero a scarpe eccezionali, stiamo parlando delle Rincon 3 di Hoka, delle quali speriamo esca anche un modello successivo che vorremmo ovviamente recensire durante l'estate. La Rincon, lo sai benissimo, la scarpa da vacanza, straprotettiva comunque, molto veloce, ottima per far tutto in vacanza. Invece Andrea, sembra che ci sia un matrimonio e quindi abbiamo dovuto interrompere per qualche secondo. Al quarto posto parliamo delle Velocity Nitro 2 di Puma. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ormai l'abbiamo messa praticamente in tutte le classifiche, è una scarpa che ho usato tanto, una scarpa che va benissimo nei lavoretti ed è una scarpa che sto apprezzando anche nei lenti, e l'assurdo è che anche quando sono stanco preferisco usare questa che altre scarpe, perché comunque è leggera ma con la mescola che ha è anche morbida. Tra l'altro ho visto che hai pubblicato anche dei reels sul tuo canale Instagram e quindi ovviamente molto molto belli. Dovresti pagare un po' il tuo regista. Come hai detto te prima, la tua figlia stai flexando. Invece Andrea, al terzo posto non è una sorpresa per te. In realtà poi non abbiamo ancora fatto la recensione completa, speriamo di farla rapidamente. Stiamo parlando in casa Altra delle Escalante 3, che sono davvero delle scarpe eccezionali. Sono molto simili, per dire, alle Magnifly, con un po' più di aggiunta di mescola che le rendono comunque morbide, un po' più morbide, un po' tanto più morbide, e sono comunque molto reattive. Poi questa cosa del drop basso aiuta a correre di avampiede,
rende la scarpa divertente e utilizzabile per più allenamenti diversi, che è quello che andavamo a ricercare in questa classifica. E poi secondo me a livello di qualità del prodotto, chiaramente queste ti permettono di flexare e di pagare l'aperitivo a tutti i tuoi amici. Questa è più da scarpa da grandicelli come te, io preferisco scarpe un pochino più zarre. Mi stai dando del Matusa? Se chiedi ai ragazzi di adesso, Matusa non sanno neanche che è, quindi sì, comunque sì. Invece Andrea al secondo posto, senza ombra di dubbio, stiamo parlando delle, in casa ASICS, delle Nova Blast 2. Non vedo l'ora di testare le Nova Blast 3, ma queste sono scarpe eccezionali. In che condizioni le utilizzeresti? Utilizzerei in tutte le condizioni, mare, montagna secondo me super, montagna bene perché ammortizzano tanto, al mare riesce a spingerle forte, le hanno migliorate rispetto alla 1, quindi comunque un pochino meno cedevoli e mi ricordo un pochino più di schiuma, quindi molto bene. Invece Andrea, al primo posto, non abbiamo ancora fatto la recensione completa, speriamo di farla abbastanza rapidamente. Stiamo chiaramente parlando della scarpa più democratica presente al mondo e stiamo parlando in questo caso delle Pegasus 39 in casa Nike. Cosa ne pensi di questa scarpa? Bella, bella. Forse ho spinto io per metterla in prima posizione. Credo che fa tutto bene, diciamo, una scarpa classica. Poi l'ho apprezzata molto di più rispetto alle ultime versioni per la schiuma che mi ha davvero sorpreso. Direi che per il prezzo che ha, per le colorazioni che ha e per l'utilizzo che ha, secondo me rimane top proprio rispetto a tutte. Sì, e poi è chiaro che nei prossimi giorni faremo la recensione completa, aspettatevi faville, scriveteci qua sotto quali altre recensioni vorreste o classifiche vorreste vedere qui sul canale. Andrea, quale secondo te dovrebbe essere la prossima classifica? No, su questo lo sai che non ho fantasia, però sarebbe anche carino che poi ci diceste quale portate voi in vacanza di scarpa. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running. Suggerisci a tutti coloro i quali ti scrivono di iscriversi al canale. Ci vediamo alla prossima, grazie ancora. Ciao a tutti e buone vacanze. E adesso andiamo a prenderci un coffee. Sì, anche quelli, qualcuno sta arrivando di più, vi ringraziamo ancora. Non smettete di supportarci. Hai già deciso quali scarpe vorresti comprare con i coffee? Volevamo prendere le Infinity, no? Non le Invincible Run 2? Ah beh, quelle sarebbero spettacolo, mi sa che ne servono tanti di cafferini. Nei prossimi giorni faremo sicuramente anche quella recensione, grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!